prima volta che sono stato colto dall'ispirazione erano i primi anni in cui facevo il ricercatore. Io mi sono laureato in informatica e mi sono subito appassionato per l'intelligenza artificiale, però non trovavo niente che mi desse quell'ispirazione per fare scienza. Un giorno ho studiato dei formicai. Il modo con cui queste formiche cercano il cibo, lasciano per terra una traccia, sono capaci in natura di trovare il percorso più corto tra due punti unicamente lasciando per terra questo feromone. E lì è nata questa ispirazione che ha poi portato a costruire questi algoritmi, e questo sistema fortunatamente funzionava così bene che io ho fatto un po' di carriera scientifica guidata, diciamo, da questa ispirazione delle formiche. Gli studenti vengono sempre a chiedermi, specialmente in questi ultimi mesi, tra due corsi molto specifici: professore, mi conviene fare quello o quell'altro, perché poi nella mia carriera futura, chissà se ho fatto una di queste scelte, come cambierà la mia vita futura. Quello che si studia oggi non è per forza quello che verrà fatto domani. Ci vuole metodo, ci vuole rigore, ci vuole passione, e secondo me è importante che i giovani capiscano di fare le cose per cui hanno passione. Parliamo adesso di arte e scienza e di tecnologia. Io voglio fare una premessa che i due mondi non sono così lontani, perché la fase dell'ispirazione è molto comune allo scienziato e all'artista, perché noi siamo abituati ad tenere una base scientifica solida, che è il nostro background, la nostra storia, e poi andare ad esplorare quelle che sono le zone di non comfort. No, provare nuove idee, però con una gamba solida e l'altra un po' che esplora. E questo è molto simile nei due mondi. L'idea che un'opera d'arte è diversa dall'inizio della mostra alla fine della mostra, perché ha imparato il modo di porsi degli spettatori, i gusti che hanno mostrato, come si sono posizionati, è una cosa che mi affascina molto.